Presentato nel tardo pomeriggio di sabato 4 febbraio il libro Vita del Beato Nicolò di Boccasio, Papa Benedetto XI, ultima biografia del pontefice curata da Danilo Riponti e Renato Borsotti. A presentarla, nella sala a lui dedicata a Valdobbiadene, lo stesso Riponti e il dottor Baykar Sivaslian, docente di filologia armena all'Università di Milano, che hanno ripercorso la storia di Boccassino riflettendo sul suo operato e spiegando le motivazioni di questa nuova biografia a lui dedicata. Un'opera, asserisce l'autore Danilo Riponti, frutto di un lungo lavoro archivistico, che ha permesso di condividere con il pubblico uno spaccato della storia locale e universale, dando luce a un personaggio saldo nei propri principi, ma allo stesso tempo umile e aperto al dialogo. Abbiamo cercato di rivisitare la figura di Benedetto XI, un papa illustre, protagonista di una fase della storia della Chiesa particolarmente importante, secondo dei criteri di storiografia medievistica abbastanza peculiari, originali, riprendendo con grande rigore tutte le fonti che su questo beato si sono succedute negli ultimi 300 anni, ma cercando di incastrarne la figura in un spaccato particolare della storia della Marca Trevigiana, il Medioevo Trevigiano, e della storia della Chiesa alla vigilia della cattività avignonese. È emersa imponente la figura di questo Nicolò di Boccasio, di questo umile frate domenicano amante della pace, il quale fu un autentico protagonista di quell'epoca. E il suo papato, purtroppo breve, durato solo 9 mesi, è stato interrotto da un evento infausto, da una morte, forse per avvelenamento, ma ha lasciato comunque una traccia importantissima per noi residenti in questo territorio e per tutta la storia della cristianità. Alcuni passaggi, per esempio, che noi abbiamo tutti imparato nel nostro catechismo, per esempio la regola di doversi confessare almeno una volta all'anno, fu introdotta proprio da Benedetto XI, da Nicolò di Boccasio, dal Beato Nicolò. Come pure l'approvazione della regola dell'ordine dei serviti, con una bolla del febbraio del 1304, Dum Levamus, fu opera sua. Ed è molto importante questa bolla anche alla luce del fatto che noi i serviti li abbiamo qui nel nostro territorio, nell'abbazia splendida di Follina. Quindi una figura importante, non adeguatamente conosciuta neppure forse dagli stessi trevigiani, ma una figura ricchissima, straordinaria, di un uomo di pace e di grande cultura. Finalmente presentiamo anche qui a Valdobbiadene questo libro dedicato alla vita del beato Nicolò di Boccasio, e abbiamo scelto proprio questa sala dedicata appunto al nostro Papa Benedetto XI per raccontare della sua vita. E quindi siamo molto felici di ospitare questa sera gli scrittori, gli autori del volume, e speriamo, insomma, di fare una cosa gradita a tutti i cittadini di Valdobbiadene.